Allora, comunque è venuto fuori il 13 che rappresenta il fanciullo, rappresenta la purezza, rappresenta, diciamo, un nuovo inizio, sorprese positive, speranza, fiducia. Potrebbe essere gravidanza, nel vostro caso potrebbe essere la gravidanza di vostro figlio, di vostra figlia, quindi potreste diventare nonne. Annuncio vobis gaudium magnum che potreste diventare presto nonne. Poi abbiamo il 29, che invece il 29 è un'altra carta bella, positiva, perché rappresenta la dama, quindi una donna, insomma, una donna, la madama, diciamo, è una donna che vuole una certa cosa. Attenzione alla volpe, però, attenzione alla volpe, perché la volpe potrebbe essere il libertino, quello che ti vuole portare al parcheggio del cimitero, rappresenta un po' l'astuzia, la furbizia, quindi attenzione alla volpe. E se presta attenzione alla volpe, avrai